Siamo alla fine di questa partita, lo Scordia onora alla grande questa Coppa Italia, viene a vincere al Despar Stadium di Messina contro il Camaro, dove sabato scorso il Paternò ha perso 2-0, ovviamente un'altra partita, un'altra storia, però oggi lo Scordia ha veramente dimostrato di essere in grande forma, mister. No, sapevamo per venire qui a fare il risultato dobbiamo dare tutto, dobbiamo essere perfetti, perché oggi il Camaro ha dimostrato veramente che è una grandissima squadra, una squadra che corre e sa correre soprattutto, quindi i punti in classifica che ha sono frutto di un grandissimo lavoro per questa squadra, devo fare i complimenti al Camaro. No. Sui suoi ragazzi invece che cosa possiamo dire? Oggi hanno dimostrato ancora una volta di essere veramente un grande gruppo, dove quando si mettono in testa di giocare a calcio hanno delle idee, ci sono delle idee, si mettono, si aprono, quindi questa è la cosa più importante. Mi dispiace solamente che alcune partite come queste qua si possono chiudere e noi non siamo stati bravi a chiuderle quando ci è capita l'occasione, quindi poi è normale che gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora vai a soffrire, ma vai a soffrire perché vai a incontrare una squadra forte, era lì che voleva raggiungere il pareggio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, quello che conta è uscire da qua con un risultato positivo. Sul rigore insomma c'è poco da dire perché c'è stato questo contatto, l'arbitro poteva anche non fischiare quel rigore. No vabbè, ma sono episodi che succedono, quindi non so se c'era il fallo o non c'era, però l'episodio l'abbiamo creato noi, l'abbiamo voluto noi, dobbiamo stare più attenti e dobbiamo essere bravi a evitare già in partenza che succedono queste cose qua. Mister, un complimento lo faccio io perché lo Scordia ha giocato davvero palla a terra e credo che insomma la squadra stia tornando quella delle prime giornate, cioè veloce, scattante. Ma cerchiamo di lavorare in tal senso, siamo qui e stiamo cercando di fare bene, siamo tutti, e questa è la cosa importante, siamo tutti bene. Purtroppo siamo una rosa molto ridotta, anche oggi abbiamo perso Licata, insomma Prezzoso è uscito per affaticamento, come hai visto, insomma si va in sofferenza, però grande gruppo, grandi ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo. C'erano 7 partite da giocare in poche giornate, le prime due sono 2 successi, mister, questa è una squadra davvero da miracoli. Ma sono 2 successi soprattutto fatti fuori casa con 2 squadre che venivano da risultati positivi e quindi non era facile, soprattutto venendo da un mese terribile, questi ragazzi si sono ritrovati, hanno dimostrato di essere un gruppo importante.